Bella regà, qua è Savix che vi parla, bentornati in questo nuovo video e benvenuti se siete nuovi nel canale. Oggi andremo a fare l'outfit da tryhard, raga, PC maschio, PC femmina, no transfer, no beef. Lo potremo fare tutti e non perderemo nessun outfit, ragazzi. Come requisito bisogna recuperare Jokers arancioni con caschetto arancione, link in descrizione. Come recuperare i Jokers arancioni con il caschetto, ragazzi. Con questo video potrete anche poi recuperare quelli viola. A questo punto iniziamo subito, regà. Partiremo dall'outfit che ha qua Weepist. Io, raga, ho già l'outfit fatto, che verrà alla fine così, e vi spiego come farlo. Andiamo qua dalla parte alta, raga, e ci andiamo a indossare la canotta e mettiamo la numero 99. A questo punto, raga, vi voglio dire anche una cosa: se avete il personaggio maschio, non avete questa canotta, questo toppino, perché sennò farebbe anche parecchio ridere. Quindi io vi consiglio, come sta facendo il ragazzone qua a fianco, raga, di farlo a petto nudo, che ci sta veramente bene. Poi lo tatuate tutto ed è una figata. Quindi a questo punto continuiamo, raga. Una volta messa la canotta, cosa facciamo? Ci dirigiamo, raga, qui dagli accessori. Vi mettete i guanti. A me piacciono questi senza dita neri, ragazzi, numero 56. Poi vi andate a mettere anche i bracciali, se avete voglia. Quindi a questo punto, una volta messi i bracciali e messi i guanti, raga, possiamo andare anche su sciarpe e ci andiamo a mettere la sciarpa. A me piace un sacco come ci sta e sta anche molto bene con il maschio. Quindi a questo punto, una volta messa sciarpa, guanti e bracciali, raga, possiamo continuare con il glitch. Andiamo dalla parte alta e andremo a mettere il giubbotto mimetico pesca o il giubbotto protettivo pesca, è uguale. Quindi andiamo dalla parte alta, andiamo su giubbotti da lavoro e andremo a mettere quello pesca, che in questo caso è il numero, raga, 43. Una volta fatto ciò, ci dirigiamo verso il bancone. Andremo a salvare questo outfit nell'ultimo slot, raga, fondamentale, o nell'ultimo o nel primo. E regà, se vi toglie la sciarpa, non vi preoccupate, l'andremo a rimettere dopo. Mentre invece sul PG maschio rimarrà già sopra, ma non cambia nulla. Io infatti stavo provando a rimetterla, ma come ben vedete ora non me la fa mettere perché ho giubbotto. Quindi l'andremo a mettere dopo. Quindi a questo punto, se avete qualcosa nella testa, io vi consiglio di toglierlo. Intanto così vi faccio vedere dal principio come fare tutto quanto, raga. E una volta che siamo in questa situazione, con la testa pulita, il giubbotto e tutto il resto, andremo a salvarlo sempre nell'ultimo slot o nel primo, sovrascriviamo. Adesso, una volta fatto ciò, rinteragiamo con il bancone, andiamo a cercarci completi tutte numero 10 e mettiamo scienziato pazzo numero 9. Potete mettere anche quelle altre, raga, ma non cambia nulla, l'importante è che ci sia questa maschera che dovremo passare sull'outfit. Quindi una volta selezionato questo outfit, raga, ci dirigiamo dal cannocchiale. Intanto, regà, lasciate un like, lasciate un commento, supportate Savix, supportate il canale. Se volete supportarmi alla grandissima, abbonatevi. Gli abbonati hanno la consulenza, mi possono rompere le palle quante volte vogliono. Chi invece è di Xbox ed è dal livello 2 in su, mi chiede qualsiasi cosa, se posso gliela do senza nessun tipo di problema, raga. E il beef, per l'appunto, l'ho fatto diventare pubblico, che era solo per gli abbonati. Quindi una volta al cannocchiale, corriamo verso di esso, clicchiamo una volta freccia destra, teniamo premuto menu interazione o touchpad se giocate da play, e se vi fa l'animazione non vi siete buggati. Quindi ci riprovate, freccia destra, menu interazione o touchpad, se non vi fa l'animazione andiamo su stile e andiamo a mettere l'outfit che stiamo creando, che io ho chiamato prova, che è o nel primo o nell'ultimo slot. Ci allontaniamo e sbada bam, avremo mergiato la maschera sulla testa dello scienziato pazzo. Adesso dovremo andare a salvare questo outfit e lo sovrascriviamo, raga, sempre o nel primo o nell'ultimo slot. E a questo punto, come sempre, faremo start online, avvia attività, create da Rockstar, missioni, un lavoro da titano, e andremo ad avviare il lavoro da titano. Possiamo farlo anche in solo, io lo farò con il mio amico, visto che stiamo facendo l'outfit assieme.
Una volta che siamo nel lavoro da titano non dovremmo fare niente di speciale, lo avviamo normalmente, prendiamo un qualsiasi mezzo, ci dirigiamo da Amunation e andremo a salvare l'outfit e andremo a sovrascriverlo sempre o nel primo o nell'ultimo slot. Come capite che state facendo tutto correttamente, semplicemente dovete spawnare dentro il titano senza il giubbotto protettivo e anche se avete la maschera non cambia nulla. Quindi a questo punto, una volta salvato l'outfit, possiamo andare a quittare, raga, l'attività. Intanto guardate Whip che è buggato mezzo nel terreno, dopo 10 anni esiste ancora sto bug. Quindi a questo punto, una volta salvato, raga, apriamo il telefono a X per Xbox o X quadrato X e quittiamo l'attività. E una volta che spawneremo in lobby, raga, cosa dobbiamo fare? Avremo l'outfit in questa maniera, ora dovremo andarci a mettere o la cintura o le spalline, raga. Quindi se avete un outfit già con la cintura lo potete prendere da lì. Se non avete un outfit con la cintura potete prenderlo, ragazzi, dal paramedico. Vi lascerò anche questo in descrizione. Se non volete fare quello, andate, raga, da Amunation, andate su completi e a quel punto vi cercate il completo del casinò, la guardia carceraria, che porterà la cintura e anche le chiavi, come fa Whip in questo momento. Quindi a questo punto io userò, raga, l'outfit che stiamo creando, che la cintura l'avevo passata già su questo, mentre voi potete prenderla da dove volete. Quindi, raga, start online via attività, preferite missioni basso profilo o l'affare G. Una volta che abbiamo questa attività avremo per forza bisogno di un amico, quindi invitiamo un amico all'interno. Fondamentale, mettiamo completi salvati come sempre, raga. E una volta che siamo alla selezione dell'outfit, andiamo una volta su merge e ritorniamo al suo attuale. Quindi chi ha messo lo slot nell'ultimo farà sinistra-destra, chi l'ha messo nel primo farà destra-sinistra. Come vedete sul maschio già si vede la cintura mergiata, mentre sulla femmina no. Quindi cosa dobbiamo fare? Avviamo l'attività, raga, e una volta che avviamo l'attività il maschio potrà andare subito a salvarsi l'outfit da Amunation per basso profilo, invece chi gioca dall'affare G potrà andare nell'appartamento o al suo CEO. Io invece, raga, dovrò fare diversamente per chi usa PG femmina. Quindi chi ha il maschio, raga, corre da Amunation, si salva l'outfit sempre nell'ultimo slot, andate sempre a sovrascrivere finché non l'avete finito, poi lo mettete dove volete. E una volta che il maschio ha salvato l'outfit, invece la femmina, se non ce l'ha già sopra, dovrà quittare l'attività, raga. E una volta che saremo spawnati in lobby, diventiamo membri della Sicuro Server o dell'MC. E una volta fatto ciò andiamo a cercare una macchina, raga. Una volta che abbiamo trovato un veicolo, saliamo sopra al veicolo e dovremo andare a switchare lo stile dell'organizzazione. Quindi lo mettiamo e lo togliamo, una volta a destra e una volta a sinistra. E quando scenderemo, sbada bam, ragazzi, avremo messo la cintura sul nostro outfit o le spalline che siano, se avete usato una tuta da racing. Quindi a questo punto vi andate a salvare subito l'outfit, così non lo perderete. E raga, una volta che abbiamo salvato l'outfit abbiamo praticamente finito. Dovremo solo andarci a mettere il beige, caschetto e rebreather se lo volete mettere. Allora, il rebreather, raga, per chi ha l'account nuovo e non ha mai preso il rebreather, basta che interagisce con il bancone qua centrale di Amunation e lo indosserà. Invece, raga, per chi non ce l'ha, cercherò di portarvi un tutorial in questi giorni. Adesso dobbiamo metterci l'outfit da cui prendere il caschetto. Raga, io userò sempre quello che ho già fatto perché avevo già cancellato l'outfit di partenza dell'attività, mentre Whip invece userà proprio quello e adesso vi faccio vedere. Quindi una volta dal cannocchiale, come ben vedete, Whip si rimetterà l'outfit di partenza, raga, dell'attività. Quindi corriamo verso il cannocchiale, ci bughiamo, non ve lo sto a rispiegare, ve l'ho spiegato già prima, e andiamo a indossarci, raga, l'outfit che stiamo creando.
A questo punto ci allontaniamo dal cannocchiale e sbadabam, avremo messo il caschetto. A me è passato anche il rebreather perché già ce l'avevo, ma voi raga, se volete rebreather, vi ho detto, andate dal bancone di Ammonition centrale, se non l'avete mai preso ve lo indosserà subito. Se no, in questi giorni vi porto un tutorial per come prendere il rebreather. A questo punto ci andiamo a salvare l'outfit, ragazzi. Come al solito lo salvate sempre sullo stesso, in modo da non bruciarvi i slot, e una volta che avete finito poi ve lo spostate dove vi pare piace. Adesso raga andremo a metterci il badge dell'FBI, per chi vuole il badge dell'FBI, che poi sarebbe l'FIB su GTA raga, oppure il badge della IAA. Io andrò a mettere quello dell'FIB che mi piace di più, dà un po' più colore all'outfit. Ma prima di andare a prendere il badge, raga, come vi ho detto, andiamo a rimettere la sciarpa che prima ci aveva tolto, mentre invece sul maschio rimarrà. A questo punto, una volta messa la sciarpa, ci catapultiamo, raga, dalla nostra sala giochi. Ovviamente, raga, prima di venire qua, salvatevi questo outfit. Quindi, vi spiego, dovremmo avere il colpo in aggressivo, raga. Una volta che abbiamo il colpo in aggressivo, avremo dovuto fare la missione contenuti del cavo. E a questo punto ci sbloccherà la seconda lavagna. Una volta sbloccata la seconda lavagna, dovremo andare ad avviare, raga, questa missione di Lester, dispositivo hacking. Una volta che avviamo questa missione, per far sì che il glitch funzioni, dovremo spawnare con questo outfit elegante. Se spawnate con un altro outfit, cambiate lobby e ristartate questa attività finché non vi dà questo outfit. A questo punto andiamo subito da Ammonition. Una volta che siamo arrivati, andiamo su completi salvati, raga, e dovremo andarci a indossare il completo che stiamo facendo. A questo punto ci richiamo dal puntino giallo, andiamo a fare praticamente mezza missione, raga. Una volta arrivati dal punto giallo dobbiamo uccidere tutti quanti, e una volta che abbiamo distrutto tutto, raga, ci darà la possibilità di recuperare il badge dall'agente carbonizzato. E a questo punto sbadabam, ragazzi, avremo completato l'outfit. Cosa facciamo adesso? Dobbiamo dirigerci di nuovo da Ammonition e salvarvi l'outfit. Intanto raga, vi rinvito a lasciare un like, a lasciare un commento. Vi ringrazio se siete arrivati fino a questo punto del video. Guardate che flip che ho fatto attorno a questo palo. E una volta che abbiamo fatto il flip al palo, se no il glitch non funziona, andiamo a salvarci l'outfit, raga. Quindi a questo punto fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di questo outfit, ragazzi. Semplice ma per tutti, da Tryhard. E niente, uno spadabam simbolico e alla prossima. Bella, regà.